Salve a tutti ragazzi, io sono Core96 e benvenuti in questo nuovo video lore. Quello che vi porto oggi è un riassunto barra descrizione degli otto reami mortali nei quali si svolgono le vicende di Warhammer Age of Sigmar. Quindi mettetevi comodi, afferrate uno snack e preparate le valigie perché stiamo per partire. I reami mortali sono il fondamento della realtà, lo sfondo sul quale vengono narrati racconti di massacro e infamia. Ognuno di essi è una terra di meraviglie e orrori in egual misura, formato da magia cristallizzata. Sono al di là della comprensione dei mortali, per quanto saturi del sangue di coloro che desiderano conquistarli. Se potessero venire osservati dall'esterno, i reami mortali sembrerebbero otto globi scintillanti, in netto risalto contro la vellutata oscurità del vuoto. Ciascuno è un'immensa sfera dai molti colori, un conglomerato della primordiale materia elementale della creazione. Questa energia magica, rilasciata dalla distruzione del mondo che fu, si concentrò nel corso di molti anni in terre dalle dimensioni e dalla maestà incommensurabili. Per quanto pervasi dalla magia, i reami mortali sono assolutamente abitabili. Al centro di ciascuno di essi l'energia arcana è più stabile e rarefatta. Qui i mortali possono perlomeno coltivare la terra e trovare le risorse necessarie alla sopravvivenza, sebbene le zone circostanti siano tanto aspre quanto grandiose. In questi luoghi le grandi potenze dei regni instaurano i propri imperi e spesso combattono guerre interminabili. Quanto più ci si allontana dal nucleo del regno, tanto più le cose si fanno bizzarre. Viaggiare verso il confine di un regno significa giungere in luoghi dove la realtà è satura di energia eterica. In un batter d'occhio, un uomo potrebbe ritrovarsi con la pelle rivoltata come un guanto, con il corpo invecchiato o ringiovanito di decenni, o persino scoprirsi capace di scatenare vampate di fuoco stregato o di viaggiare per miglia intere con un semplice gesto del braccio. Come se non bastasse, mutevoli mostruosità e costrutti arcani infestano queste regioni sconvolte dalla magia. Ci vorrebbero decenni per viaggiare a piedi dal centro di un regno fino ai suoi confini, e solo in pochi sono abbastanza stolti da tentare una simile impresa. Nonostante i reami mortali siano similmente contenuti dai confini delle mistiche sfere dei regni, non hanno tutti lo stesso aspetto. Molti sono dischi piatti composti da diversi continenti, ma altri, se osservati da lontano, somigliano a mutevoli agglomerati di sottopiani o a nebulose di magia scintillante. Il terreno di ciascun regno è accomunato da un'estrema variabilità. Praterie, deserti, oceani, foreste pluviali, tundre. Questi e molti altri paesaggi si possono trovare all'interno di ciascuna sfera. Anche se in alcune gli alberi potrebbero luccicare per un principio di ossidazione, mentre in altre la neve potrebbe risultare ustionante al tocco. Fin dall'età del caos, molti territori dei regni si sono corrotti e ora sfogano il proprio dolore ai danni di sventurati viandanti. Non si può semplicemente viaggiare da un regno all'altro, è necessario infatti attraversare portali mistici noti come cancelli passaregni. Fin dal principio, questi sentieri misteriosi sono stati luoghi di grande valore strategico. Nonostante alcuni abbiano l'aspetto di normali portali in pietra, altri sembrano cascate, luccicanti veli di luce, baratri apparentemente senza fondo e altro ancora. Consentono di attraversare un singolo regno o addirittura l'intero cosmo in un batter d'occhio. Nel corso di secoli insanguinati, molti sono stati corrotti e alcuni sono divenuti in grado di dirottare sventurati viaggiatori nell'infernale regno del caos. I cancelli passaregni più grandi, capaci di trasportare interi eserciti, sono le arcovie. È tuttavia presente una sola arcovia in ciascun regno e ognuna di esse è collegata al sottoregno interstiziale noto come le Otto Punte. Una terra conquistata tempo fa dalle armate di Arkhaun. I regni sono immensi, forse davvero infiniti, per quanto ciascuno sia delimitato dalla magia legata al proprio nucleo. Entro i confini di una sfera del regno si trova una quantità strabiliante di popoli, creature e paesaggi,
tutti influenzati dall'essenza magica che pervade ciascun regno. Gur, il mostruoso. A Gur si usa dire che ogni cosa è o un predatore o una preda. Questa affermazione è quanto mai letterale. I fiumi divorano voraci la terra, i monti avanzano sulle pianure in cerca di prede e persino le placche tettoniche sono in costante conflitto. Picchi frastagliati perforano l'orizzonte, mentre le ossa di animali mastodontici ingombrano le savane. Ogni genere di bestia vive su Gur, molte delle quali sono veri cacciatori. Persino nell'età del mito, il regno delle bestie era un luogo violento, dimora di tribù nomadi costrette nella lotta per la sopravvivenza, sia l'una contro l'altra che contro i mostri delle terre selvagge. Non sorprende che Gur sia la patria spirituale dei feroci clan della distruzione, poiché in questi habitat primordiali la legge del più forte è una crudele verità incontrovertibile. Akshi, il brillante. Akshi, terra di pianure aride, soffocanti nuvole di cenere e afose foreste pluviali, suscita emozioni più roventi del magma. Molto più dei ragionamenti a mente fredda sono la passione e l'aggressività ad animare gli abitanti del Regno del Fuoco. Akshi ha patito atroci sofferenze durante l'era del caos. In alcune zone fu versato così tanto sangue che la terra stessa ha formato crepe e cicatrici. Tuttavia, dalle ceneri degli imperi caduti sono sorte nuove civiltà. La grande siccità è stata un terreno di battaglia cruciale nella guerra di riconquista di Sigmar, sebbene sia ancora in larga parte sotto il controllo di sanguinari seguaci del caos. Uomini, elfi e Duardin combattono con ardore per rivendicare le terre frammentate e forgiare una degna esistenza in questo regno inclemente e instabile. Shaish, il tetro. Shaish è un regno unico nel suo genere. I suoi continenti, noti come al di là, nascono grazie alle intense credenze dei mortali. Al diffondersi dell'idea di un mondo ultraterreno in una comunità vivente, un corrispondente al di là fa la sua comparsa ai confini di Shaish. Quando un membro di quella comunità muore, la sua anima raggiunge il corretto oltretomba. Alcuni sono luoghi di tormenti e fatiche, altri sono idilli paradisiaci, sebbene pochi siano privi di ferite di guerra. Su Shaish abitano anche esseri viventi, talvolta accanto ai morti, tal'altra come loro schiavi. Nel cuore del regno si trova un furioso vortice nero noto come il Nadir di Shaish. Questo abisso è pervaso di magia mortale e la sua avida presa ha già distrutto e divorato innumerevoli al di là. Ghiran il rigoglioso. Ghiran, noto anche come i regni di Giada, è un reame in eterna crescita. Le spesse chiome delle foreste sfiorano il cielo e l'aria stessa sembra germogliare di vita. Ghiran è un regno di cicli e stagioni, ove un tempo si credeva che tutte le cose fossero in equilibrio. Eppure i suoi abitanti hanno patito grandi sofferenze per colpa di questa presunzione. Piaghe e corruzioni spadroneggiano il regno della vita per mano delle orde del caos, che godono nel pervertire e avvelenare la natura. Giungle e boschi si sono ridotti a tuguri mefitici, mentre melme nauseanti hanno colmato laghi e paludi. Ghiran è stato a lungo preda della disperazione, ma la rinascita della dea Alariel e dei suoi figli Sylvaneth si è dimostrata un vero sollievo. Con il tempo Ghiran guarirà. Cemon, il brunito. Su Cemon solo la transitorietà e il flusso sono costanti. A differenza dei propri simili, il regno del metallo non è un disco piatto, ma un insieme di sotterregni sospesi nel firmamento come gli strumenti di un alchimista cosmico. Le genti di Cemon sono famose per la tecnologia e la metallurgia. Un tempo questo era il luogo preferito di Grugni, il fabbricatore, la cui mano divina modellò molti suoi continenti. Tuttavia il potere distorcente del caos ha stretto la presa su Cemon, le cui terre ora giacciono corrotte e contorte. Poiché i demoni sorti da questi mutamenti scorrazzano sulle pianure pulsanti, per sfruttare i ricchi giacimenti minerari e le risorse magiche del regno del metallo, ora servono l'acciaio e la stregoneria.
Ish, il radioso. Ish non è solo un regno di luce materiale, ma anche di illuminazione mentale e spirituale. In orbita eterna attorno alla sfera gemella di Ulgu è il sole splendente degli altri regni, dotato di luminosità e radiosità eterne. I 10 paradisi che lo costituiscono sono idilli di simmetria, simbolismo e pensieri puri. La principale merce di esportazione è l'eccellenza. Studiosi, precettori e artigiani di Ish sono celebri in tutti i regni, in quanto i migliori nel proprio campo. È pur vero che le luci più abbaglianti gettano le ombre più lunghe. Arroganza, rigore e ossessione sono spesso le controparti delle menti brillanti, e le genti di Ish hanno pagato caro il prezzo di questi peccati. I superstiti combattono tuttora una guerra disperata per espiare gli errori del passato. Ulgu, il velato. Ulgu è il più misterioso di tutti i regni. È così che deve essere, poiché il regno delle ombre è fatto della sostanza delle menzogne e delle illusioni. Tenebre costanti permeano ogni cosa su Ulgu, che ruota in armonia con Ish, e al suo apogeo la notte cala su tutti gli altri regni. Vivere in questo reame significa adattarsi e affidarsi ai sensi che vanno oltre la vista. Nel regno grigio i dintorni possono mutare in un attimo e l'onestà è solo l'ultima battuta di una commedia crudele. Esseri nascosti sono in agguato nell'oscurità e le ombre strisciano per volontà propria. Su Ulgu molti di coloro che attraversano le brughiere nebbiose e le selve oscure non vengono più rivisti, raggiunti di nascosto e d'un tratto dalla morte. Infine c'è Azir, il reame celestiale. Questo è forse l'unico tra gli 8 reami a non essere ancora corrotto dall'oscuro potere del caos. L'influenza del dio re Sigmar è infatti molto sentita in questo reame, tant'è che diverse razze vivono su Azir in armonia tra loro. Azir è costituito da palazzi scintillanti, fortezze e città celestiali. Nella città palazzo Sigmaron, dove vivono numerosi mortali, vengono forgiati gli Stormcast e ha sede la corte di Sigmar. Il grande drago Dracotion, all'alba della creazione dei reami mortali, fissò il Mallus, ovvero il nucleo del mondo che fu, sui cieli di Azir. È proprio da questo che deriva la Sigmarite, magico materiale usato nella creazione degli armamenti per l'esercito di Sigmar. Azir è il centro della civiltà e dell'innovazione tecnologica, ed è altresì un luogo di pace, conoscenza sconfinata e pregno di magia. Esso rappresenta l'ultimo baluardo di resistenza contro le forze caotiche, nonché fonte di speranza per tutti coloro che vivono sotto l'alleanza dell'ordine. Ciò rende Azir il punto focale delle mire espansionistiche di Arkhaun, il prescelto eterno, il cui unico desiderio è assoggettare tutti i reami mortali al volere del caos. Bene ragazzi, con questo si conclude il nostro viaggio nei reami mortali, ma voi cosa ne pensate? Ce n'è uno che preferite o uno su cui non vorreste mai mettere piede? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Il video di oggi finisce qui, ma se il contenuto vi è piaciuto vi invito a farmelo sapere con un commento e lasciando un mi piace. Se volete supportare il mio progetto e questo genere di contenuti, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i nuovi video tra tutte le rubriche che porto avanti qui su YouTube. Detto ciò, io sono Cor96 e vi mando un saluto, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video, ma se non volete aspettare, seguitemi sui social.